Adattare in un clic le dimensioni di una immagine o di una clip a quelle della sequenza che hai impostato in Premiere. Te lo spiego in questa puntata di SOS Premiere, il format di un'idea che punta a risolvere un singolo problema che puoi avere con questo software senza farti perdere tempo in tantissimi tutorial infiniti. Io sono Antonio, benvenuta o benvenuto in SOS Premiere. Prima di andare avanti voglio ricordarti una cosa, se già non lo sai, questi video sono e resteranno per sempre gratuiti. Ce ne sono al momento sul mio canale decine e soprattutto guarda quante persone ho aiutato con questa serie. Quindi se non vuoi perderti i contenuti che già ci sono sul canale e che arriveranno, iscriviti al canale, perché veramente gli SOS sono un modo semplicissimo e rapido per risolvere tanti problemi con questi software. Quindi grazie se mi darai fiducia, andiamo avanti e vediamo il problema di oggi, che è relativo a ridimensionare una clip, video, un'immagine adattandola alla sequenza. Quindi tu hai magari delle clip, delle immagini che hai raccolto sul web, le vai a importare dentro Premiere, però magari sono più piccole rispetto alla sequenza del montaggio che stai creando, oppure sono più grandi. Come fare? Andiamo su Premiere, ti faccio vedere. Perché ad esempio io vado a importare questa clip, anzi in realtà ovviamente è un'immagine, però vale lo stesso concetto, è più piccola. È più piccola perché le dimensioni di questa clip sono più piccole rispetto a quelle della sequenza, che in questo caso è a 1920x1080. La scienza di Premiere vorrebbe che io andassi su di movimento e scalassi, però come vedi è una cosa intanto molto lunga e poi devi andare poi di fino. Allora c'è un'opzione, e ti faccio vedere qual è. Andando sulla clip e cliccando tasto destro, ridimensiona a dimensioni fotogramma. Ci clicco e automaticamente Premiere adatta l'immagine al, in questo caso, al lato dell'altezza. Perché? Perché chiaramente se l'avesse adattato al lato della larghezza avrebbe perso dei materiali. Quindi nel momento in cui la clip o l'immagine non hanno lo stesso rapporto d'aspetto rispetto alla sequenza, se non sai che cos'è il rapporto d'aspetto, c'è un corso su carriere.it, ti lascio in descrizione tutti i link per approfondire, che ho ottenuto io personalmente, in cui insomma andiamo a vedere in più di 6 ore tutti gli elementi di videomaking interessanti per iniziare. Comunque ecco, se come in questo caso l'immagine non ha il giusto rapporto d'aspetto rispetto alla sequenza, quello che accade è che ai lati avrai due bandine nere. Ovviamente io posso andare qui sulla scala e aumentare ed eliminare queste bande, però coscientemente sto andando a perdere dei contenuti in alto e in basso. Ovviamente questo non accade se vado ad utilizzare una clip che ha lo stesso rapporto d'aspetto, quindi anche qua una clip, un'immagine in 16 noni, tasto destro, ridimensiona a dimensioni fotogramma e come vedi va a occupare tutto lo spazio della sequenza. Fai attenzione però ad un concetto, qui abbiamo ingrandito un'immagine che era più piccola rispetto al Full HD. Questo significa che chiaramente andrai ad ottenere un'immagine comunque grande quanto il Full HD, ma che non avrà la stessa qualità del Full HD. Forse se sei già avanti con il videomaking e questa cosa ti sarà chiara, però visto che è un tema delicato, quello dell'aspect ratio e insomma della qualità dei materiali, ci tenevo a specificartelo, perché magari la vedi così grande e dici oh che bello, è un'immagine di qualità. No, perché se la scarichi in bassa qualità da YouTube, da Envato, o comunque una clip che hai girato, non so, con una videocamera del 2004, quella sarà la qualità. Quindi questo è assolutamente importante da ricordare. Così come accade il contrario nel momento in cui vado a importare, come in questo caso qui, una clip in 4K. Quello che è successo è che questa clip, ti faccio vedere anche andando a rimpicciolire il programma, quindi l'anteprima di Adobe Premiere, se vado su movimento ti rendi conto che fuori dalla sequenza c'è altro materiale. Perché? Perché la clip è più grande della sequenza. Quindi con lo stesso procedimento potrei andare o a fare uno scale e rimpicciolirla, ma dovrei anche lì andare di fino, oppure semplicemente tasto destro, ridimensiona dimensione fotogramma, che se hai la versione inglese del software è scale to frame size, e il risultato è quello che vedi. Quindi la coccinella in questo caso è stata rimpicciolita, ridimensionata e adattata alla dimensione della sequenza. Insomma, questo era un piccolo trucco. Il video in realtà abbiamo parlato di tantissime cose, però spero di averti aiutato. Se così è stato, lasciami un like, iscriviti al canale, come ho detto, per non perderti tutti gli altri SOS. C'è anche il canale di Un'Idea, dove pubblichiamo anche SOS Final
Final Cut, SOS Lightroom, SOS DaVinci e tanti altri. Qui pubblichiamo anche gli SOS After Effects. Insomma, iscriviti ai nostri canali perché i contenuti gratuiti non finiranno mai. Se vuoi poi anche approfondire tutto quello che facciamo, ti lascio qui da qualche parte e nell'info box anche il link per seguirci su Instagram, dove pubblichiamo tantissimi contenuti, caroselli, post di valore e soprattutto raccontiamo la quotidianità delle nostre produzioni. Insomma, io sono Antonio, grazie per essere arrivata o arrivato fin qui, ci vediamo al prossimo video.